Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Martina Grimaldi, ospite di LGS Sport Camp, un momento di comunione con i più piccoli. Tu ci tieni tanto a raccontare la tua esperienza ai bambini? Sì, ci tengo veramente tanto, perché comunque è dare la mia, come si può dire, tutto quello che ho fatto io, darli ai più piccoli, e sia la mia esperienza e tutto. E una cosa a cui tengo tantissimo è farli imparare a nuotare o almeno stare a galla per non aver paura dell'acqua. Abbiamo provato a spiegare quello che è il tuo sport, ovvero nuotare, ma non in piscina come loro lo sanno intendere, quindi magari toccando per terra, riuscendo a divertirsi. Sono rimasti un po' perplessi nei giorni passati quando abbiamo raccontato qual è la tua disciplina. Come ci si avvicina a fare nuoto, come hai scelto tu? Ma allora, in verità io son nata e cresciuta in piscina, quindi prima sono tutte le parti e i corsi in piscina, si fanno le gare in piscina, poi quando era più o meno il 2003-2004 il mio allenatore ha capito che comunque c'era una base per fare una base aerobica, quindi per fare delle distanze a livello aerobico abbastanza grossa, e quindi abbiamo deciso di provare le prime gare di fondo, quindi in acque libere, e da lì, diciamo, anno dopo anno è andato avanti così, insomma. E sono arrivati tantissimi risultati a livello internazionale, sei una delle nostre rappresentanti più conosciute, più famose, per merito. Il tuo 2018? Il mio 2018, diciamo, ho avuto la convocazione in nazionale per gli europei di Glasgow, diciamo la gara non è andata come avrei voluto, però tutto quello che avevo l'ho dato, e quindi non posso dire non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro, eccetera. Tutto quello che avevo l'ho dato in quel lago e basta. Tu ci tieni molto anche a rappresentare Bologna, la tua città, il tuo territorio, a portare quello che è il tuo messaggio appunto all'estero. Sì, io sono molto legata alla mia città, è vero che per tre anni, negli ultimi tre anni non ho vissuto qua praticamente, facevo solo sabato e domenica o qualche altro giorno qua, però sono nata e cresciuta, ho avuto la fortuna, insomma, di ricevere anche il Nettuno d'Oro appunto dalla mia città, e quindi sono proprio legata e vorrei portare il nome di Bologna in tutto il mondo. Chiudiamo dicendo: come scende in acqua in una piscina per fare queste giornate più ludiche, Martina Grimaldi, con la voglia di divertirsi, stare insieme agli amici, o c'è comunque sempre un aspetto agonistico di allenamento? No, diciamo, adesso questi giorni, comunque anche con tutti i bimbi, secondo me io scendo in acqua anche proprio da bambina, tornare bambina proprio per immedesimarsi in loro e cercarli appunto di aiutarli nelle cose che magari non gli riescono, perché nessuno nasce comunque imparato, anch'io non sapevo nuotare, non sapevo fare le capriole, tutte queste cose qua, e quindi sono contentissima così. Adesso è il momento di ripresa, quindi mi posso permettere anche delle giornate ludiche, diciamo. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.